Cara Violante, ho il piacere di inviarti questa lettera per rendere omaggio alla Giornata Mondiale della Poesia. Condividendo insieme i nostri versi, la nostra poetica, insieme a tutte le emozioni che le attraversano. Perché le parole sono emozioni. Per fare tutto ciò vorrei farti delle domande che qui riporto. Nelle tue poesie la natura è protagonista. Il regno vegetale e il regno animale che vivi, attraversi e scrivi, raccontano mondi interiori che abiti in forma poetica, includendo tutto. La carnalità delle emozioni, anche le più forti, così come la meraviglia delle visioni. Violante, dimmi, per te la natura è matrigna o madre dolcissima? Oh, per me la natura invece non può essere definita con questi due parametri. La natura è così complessa, innanzitutto ha un'espressione verso di noi che è immensa e non può essere matrigna perché è un'idea che si è fatta l'uomo. La natura non è mai matrigna. È per questo che l'uomo ha sviluppato questa tendenza a voler controllare la natura, secondo me. Perché in effetti non vuole capire veramente com'è, perché lui fa parte della natura. E volerla controllare gli ha portato solo del male, secondo me. Allora, oltre che con la poesia, tu ti esprimi poeticamente anche con il disegno, dove immagini reali e fantastiche narrano un tuo mondo magico, composto di sogni e possibilità inaspettate, dove le persone e la natura si intersecano fino a divenire un unico essere. L'ispirazione poetica dei tuoi disegni a cosa si ispira? A me piace disegnare molto le persone, che si fondono con i fiori, con le foglie, con gli alberi, con le acque, perché per me è rinnovare un po' i miti e avere anche una possibilità fantastica di vivere davvero la natura fondendosi con essa. In questi giorni è in uscita il tuo nuovo libro dal titolo Quaderni dell'amore e del pericolo, una nuova tappa del tuo percorso editoriale e poetico. In che momento della tua vita di poeta si colloca e qual è la trama che sviluppa? E qui è un po' particolare perché questo libro è strutturato in tre fasi. La fase centrale racconta in forma di poemetto un'esperienza che ho fatto qualche anno fa molto forte. E poi l'ho unita con altre due parti. La prima parte parla dell'amore, infatti, e l'amore vissuto come esperienza però. Non l'amore solamente rivolto a una persona, ma proprio come esperienza di vita, che parte da certi episodi infantili fino all'incontro con l'essere amato. E la terza parte invece è intitolata del pericolo perché ho vissuto molte volte un senso di allarme, proseguendo con l'esistenza, un senso di allarme che mi ha tenuto abbastanza in tensione. E allora lì ho voluto proprio intitolarlo così, perché poi questo senso di allarme mi ha sciolto in un certo modo e mi ha fatto incontrare altre cose, altre profondità. So che tu sei una grande lettrice, appassionata di narrativa e poesia, ma non solo. I tuoi componimenti poetici si sviluppano per lo più in versi liberi. Per scelta, per ispirazione, come avviene il momento creativo e poetico? Ecco, qua io parto sempre da una. È come una frase che rappresenta un'immagine. Mi viene questa frase immagine e da lì scorre subito tutto il resto. Tutto il resto, i versi e altre immagini. E poi c'è questo nucleo, ogni poesia ha un nucleo che io devo per forza sviluppare, perché sennò sento una pressione dentro che mi fa star male.
Allora parte così, e i versi sono liberi perché non posso far altro che lasciarli liberi. In un presente dove lettere e poesia sembrano doversi fare da parte, sono felice di vedere ancora carta e inchiostro come mezzo di comunicazione reale, utilizzati per condividere emozioni tra noi e, grazie a carta carbone, anche tra le persone che ancora amano e celebrano la bellezza della poesia. Grazie, Anna. Adesso leggerò una poesia tratta dall'ultima raccolta. Si seppe da subito, bastava guardare la mia natività, la bufera, il soffio indicibile, la saetta oltre le piccole finestre, l'alba fredda che bussava alla porticina, i tremiti dei rami, la lingua turpe della zingara che mi raccolse tra le cosce di mia madre, l'esultanza che strinse il suo cuore. Ecco, era una rosa canina perfetta e il mio odore era vivo e celeste. Riempiva prepotente le strade cattive, sì. Si seppe e si disse da subito che avrei vissuto poveramente, come una regina, e non mi sarei fatta mancare niente. Di questa sostanza che si chiama vita si deve fare un favo con più cellette possibili, e che siano simili come forma e dimensioni per non avere scompensi troppo dolorosi. Poi cercare di riempire col miele, ancora più miele, ancora più dolcezza. E infine almeno una larva che cresca nel futuro. Questa è sempre tratta dall'ultima raccolta, Quaderni dell'amore e del pericolo.